Alla battuta, Alexander. Lunga la risposta di Panatta, 15-0. Due palle ancora per Alexander. A zero, molto pronto Alexander a intercettare i tentativi di passante di Panatta. Stecca ancora la palla Alexander a causa del vento ed è un doppio fallo, 30-15. Non entra più la prima palla di Alexander, già nel terzo set se ne ha avuto una lunga serie di esempi. Siamo al limite, attacca Panatta ma attacca lungo, 40-15. Ha dovuto alzare corto Panatta perché si è trovato all'improvviso la palla tra i piedi e Alexander non ha avuto difficoltà ad aggiudicarsi il punto, 1-0 per Alexander in apertura della quarta partita. Vi dirò che anche nei tre set precedenti sempre Alexander aveva iniziato a battere e sempre si era aggiudicato il primo gioco. Diciamo che da un punto di vista di scaramanzia è di buon auspicio questo fatto che si è verificato anche nel quarto set, visto come sono andate finora le cose. Dopo il cambio di campo sarà Panatta a battere, Panatta già pronto, come ieri, il più sollecito sempre a riprendere posto in campo. Prova di una condizione fisica e atletica eccellenti. Dobbiamo rendere merito al professor Milone che ha preparato gli atleti azzurri e gli effetti di questa preparazione si sono visti ieri nel doppio, nel quale ha giganteggiato Bertolucci, che non è un atleta nato. Alla battuta Panatta. Quindici-0. Due palle ancora per Panatta. Pari 15.
Ancora una palla per Panatta. Come sempre dopo l'intervallo, dopo il riposo, c'è un rallentamento nel gioco. ...15:30... Doppio fallo di Panatta. 15:40. Panatta aveva già commesso un doppio fallo nel primo set, un doppio fallo nel secondo set e non ne aveva commessi nel terzo. 15:40 sulla battuta di Panatta. Panatta in precedenza, vi ricordo, aveva recuperato da 0:40 nel primo set. Con la sua battuta aveva recuperato aggiudicandosi il gioco. ...30:40...